Io ho cercato con questo libro non di riempire un vuoto, ma di denunciare, di invitare a pensare, offrendo informazioni, invitando alla riflessione, alla presa di coscienza e proponendo una linea argomentativa, ma anche una linea di azione, che poi fra poco vedremo. Ho cercato di farlo raccontando, non scrivendo racconti, perché non saprei farlo, non sono un romanziere, un scrittore di racconti, però scegliendo una linea narrativa. È un libro pieno di dati, ma in cui ho scelto una linea narrativa. Ho cercato di farlo, vi do un po' un'idea molto veloce. Nei due primi capitoli ho parlato proprio del consumo, del tema del consumo del suolo, con molti dati. Il primo capitolo si chiama Una bomba a orologeria, cioè stiamo costruendo una bomba a orologeria. Costruiamo troppo di più di quello che ci serve. Un giorno questo ci esploderà fra le mani e distruggerà la nostra economia e la nostra vita. Poi ho parlato anche di quali sono i nostri diritti di cittadino e del perché è così difficile districarsi nella ritta, nella selva di informazioni tra loro contrastanti. Poi ho cercato di fare una specie di flashback raccontando come si è arrivati alle normative italiane del paesaggio, parlando soprattutto della legislazione pre-unitaria e unitaria fino ad oggi, e poi ho dedicato una particolare attenzione alla Costituzione, a come è nato l'articolo 9 della Costituzione. Nel penultimo capitolo ho cercato di spiegare la stranezza italiana per cui abbiamo qualcosa che si chiama paesaggio, distinto da qualcosa che si chiama ambiente, distinto da qualcosa che si chiama territorio, come se fossero tre cose diverse, e ho spiegato perché questo dissennato divorzio fra paesaggio, territorio e ambiente, e infine nell'ultimo ho proposto una linea di azione che è poi quella delle associazioni come quel resto di mondo. Non voglio raccontarvi, perché non ce ne sarebbe il tempo, vorrei però darvi qualche idea. Ho scelto alcune citazioni non di mie frasi, ma di frasi che ho usato, qualcuno che ho usato. La prima credo che piacerà al nostro sindaco, perché so che ama Goethe, ed è la prima in Italia. Goethe, durante il suo viaggio in Italia, fa moltissime osservazioni. Nel 1786, davanti all'acquedotto di Spoleto, sto parlando anche davanti a un acquedotto, ma noi più vicino, fa un'osservazione straordinaria sul paesaggio italiano come sintesi di natura e cultura. In Italia, dice, l'architettura è una seconda natura intesa alla pubblica utilità. La pubblica utilità lega natura e cultura. La pubblica utilità è il filo della storia d'Italia. La pubblica utilità è la gloria d'Italia. La pubblica utilità è la ragione per cui ha viaggiato in Italia, è stato inventato il Grand Tour, il cosiddetto Grand Tour, da cui nasce poi il turismo di oggi. Tutti i tour, non so come possiamo chiamare, i piccoli turisti di oggi sono i nipotini dei grandi turisti, degli aristocratici del Grand Tour. Perché? Perché il paesaggio italiano aveva in sé questa sintesi prodigiosa di natura e cultura, la piena integrazione del manufatto umano entro il paesaggio. È vero per l'acquedotto, ma non è forse vero per la villa Aldobrandini che vediamo un passo da qui, e non è forse vero che il nostro paesaggio per la campagna romana, soprattutto quella del tempo, e non quella super edificata di oggi. La seconda citazione che vorrei utilizzare riguarda invece il nesso, riguarda ancora il nesso tra il patrimonio, il paesaggio e l'utilità pubblica. La seconda citazione mi sono un po' distratto. Volete fare una cosa? Fatela, poi comincio. Dunque, la seconda mia citazione riguarda il nesso tra patrimonio, paesaggio e utilità pubblica in un altro grande personaggio, questa volta dell'Ottocento, Hegel. Nei lineamenti di filosofia del diritto, che è un passo documentato in questo libro, 1820,
parla dei monumenti pubblici direttamente del paesaggio, chiamandoli proprietà nazionale in quanto utilizzati, ma sono proprietà nazionale finché sono abitati dall'anima, della memoria e dell'onore, e hanno valore di fini diventi e autonomi. Una volta abbandonati dal bestiario della memoria e dell'onore, paesaggio e monumenti diventano possessi privati, adesso e accidentali, come per esempio le opere d'arte greche ed egizie per l'impero ottomano. Un passo di Hegel meraviglioso, che naturalmente è scritto alla vigilia del movimento per l'indipendenza della Grecia, che di a poco avrebbe creato una Grecia indipendente. I due poli convergenti di memoria e onore hanno una carica etica dirompente, spettano alla collettività dei cittadini, si sente respirare in questo passo l'avvenuta rivoluzione francese. Qui la pubblica utilità è quella del cittadino, include la cittadinanza, include la libertà, l'uguaglianza, la democrazia, e la include attraverso il paesaggio e i monumenti. La memoria e l'onore sono la libertà del cittadino, sono il luogo in cui si respira. Se l'anima della memoria e dell'onore fugge dalle zone della vita e della storia, si produce per il nostro paesaggio, per i nostri monumenti, una perdita di senso radicale. Perdiamo la memoria, e chi di noi vorrebbe svegliarsi domani senza sapere nulla di quando era bambino? Chi di noi vorrebbe svegliarsi domani senza sapere nulla di quello che faceva ieri? Eppure quello che stiamo facendo, distruggendo il nostro paesaggio, stiamo distruggendo la memoria di quello che eravamo ieri. La terza citazione che vorrei fare è la più banale, la più ovvia, la più importante, l'articolo 9 della Costituzione, che dice, nel suo secondo comma, la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. È un articolo molto importante, molto singolare. Per la prima volta la Costituzione è entrata in vigore il 1 gennaio 1948, per la prima volta al mondo uno Stato ha posto tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico fra i propri principi fondamentali. Non era successo mai prima. Ci si è arrivati con un percorso molto complicato. Io nel mio libro ho raccolto le 11 formulazioni dell'articolo 9, questa, le 11 che furono discusse nell'Assemblea Costituente, di cui l'undicesima è quella in vigore. Vi leggo la prima per capire quanto all'inizio la formulazione era diversa. La prima formulazione era: i monumenti artistici, storici e naturali del paese costituiscono un tesoro nazionale e sono posti sotto la vigilanza dello Stato. A parte gli articoli, nulla è uguale all'ultima formulazione, però ho scritto, è lo stesso, ho cercato di rintracciare le origini di questo, come credo si possa dimostrare, nella Costituzione della Repubblica di Weimar del 1919, che era presente ai costituenti. Perché l'articolo 9 è così importante? È importante perché lo possiamo usare come un'arma di difesa, è importante perché lo possiamo usare a patto che siamo d'accordo su una cosa che credo sia importante ricordare, che la cosiddetta Costituzione materiale non esiste, c'è solo la Costituzione scritta, non esiste una Costituzione materiale che dobbiamo cambiare a seconda di quello che ci conviene, che conviene al governo del tempo, ogni settimana o ogni mese. La Costituzione è quella che è scritta, la Costituzione materiale è diversa dalla Costituzione reale, non esiste. Però l'articolo 9 è importante anche perché è uno snodo di un processo secolare. Come ha scritto Sabino Cassese, il giudice della Corte Costituzionale, l'articolo 9 null'altro è, se non, scrive Cassese, la costituzionalizzazione delle leggi di tutela del 1939. 1939 Giuseppe Bottai, ministro dell'Educazione Nazionale, come allora si diceva, varò due leggi molto importanti per la tutela del patrimonio storico artistico, legge 1089, per la tutela del paesaggio, legge 1497, entrambe nel giugno del 1939. Quindi, essendo state approvate a meno di un mese di distanza l'una dall'altra, è chiaro che erano concepite come due facce della stessa medaglia. Allora, poniamoci una domanda: ma la Costituente della Repubblica nasce
sulle macerie dell'Italia che è stata portata alla guerra dal fascismo, nasce dalla resistenza antifascista, eppure prende due leggi approvate dal governo Mussolini e le mette nella preferenza. Ma com'è possibile? Credo che questa domanda meriti di essere fatta e meriti una risposta. E la risposta è molto semplice. Queste due leggi del 1939 furono approvate, è vero, da un governo fascista, ma di fascista non avevano assolutamente nulla. Ecco perché la Costituente nata dalla resistenza al fascismo le mise in Costituzione. E perché non avevano nulla di fascista? Perché queste due leggi, pur essendo state scritte in forma delle leggi votate nel 1939, avevano una radice più antica. La legge sulla tutela del patrimonio si rifaceva alla legge Rara e Rosaria del 1909, la prima vera legge di tutela dell'Italia Unita, e quella sul paesaggio si rifaceva a una legge del 1920-22 promossa da un ministro della pubblica istruzione che si chiamava Benedetto Croce. Benedetto Croce fu ministro per, credo, 13, non mi ricordo se 11 o 13 mesi, poco più o poco meno di un anno. E io lo ricordo sempre con piacere, perché quando si dice del tal ministro, ma poverino, ha avuto solo un anno, ha avuto solo due anni, non ha avuto il tempo di fare le cose. Benedetto Croce ha fatto la legge sul paesaggio ed è stato ministro per un anno. Giovanni Gentile ha riformato la scuola italiana in un modo che ancora lascia le sue tracce fino ad oggi, è stato ministro per un anno e mezzo. Perché quei signori che si chiamavano Croce e Gentile, quando entrarono nel loro ufficio di ministro, sapevano quello che volevano fare. Mentre quando uno arriva lì non sa proprio niente, non basta né un anno, né due, né cinque per poter avere la prima linea. Le leggi del 1909 e del 1920 si riversano in quello del 39, quello del 39 della Costituzione, e da lì poi nasce tutta una serie di altre norme che arriva fino al codice dei beni culturali oggi in vigore. Ma le leggi del 1909, le leggi di tutela, a loro volta hanno radici molto più antiche, radici nella legislazione degli stati preunitari. Gli stati preunitari hanno una tradizione legislativa particolarmente alta, la più alta di tutte naturalmente è quella degli stati pontifici. È a Roma che nasce l'idea stessa della tutela, e l'idea di una legislazione di tutela nasce una sola volta nella storia romana, e nasce a Roma. Nasce a Roma, e da Roma si diffonde poi negli altri stati preunitari e poi nell'Italia unita. Allora, la domanda però, senza, io ho cercato di raccontare nel libro con qualche dettaglio in più queste cose, non posso parlarne adesso, la domanda che vorrei fare, che dobbiamo farci, è: ma come mai, con una storia così nobile e così antica, con normative che risalgono agli editti dei cardinali camerlenghi del primo Settecento, del primo Ottocento, la legge Pacca, a molti ancora nota, la legge del cardinale Pacca, degli anni 1819-1820, con una tradizione così nobile, così antica, con la Costituzione che protegge il patrimonio storico, artistico e paesaggio a un livello così alto, per quale ragione invece noi non stiamo devastando così? Credo che questo sia dovuto a una serie di errori che sono stati compiuti sia sul piano legislativo sia sul piano del costume, e vorrei anche qui in modo soltanto elencativo citare quali sono i punti principali. Da un lato, io ho parlato nel mio libro, ho usato la formula dissennati divorzio. C'è un dissennato divorzio tra questi principi alti e questa storia nobile da un lato, e dall'altro lato una quantità straordinariamente grande di leggi, leggine, leggiucchi, eccetera, non solo a livello statale ma anche a livello regionale, che sono spesso in contrasto fra loro. Contrasta la legge di una regione con quella di un'altra, contrasta la legge delle regioni con lo Stato, e l'infelice riforma del titolo punto della Costituzione, voluta dal centro-sinistra, ha provocato ancora maggiori problemi, tanto è vero che la Corte Costituzionale è chiamata a dirimere